sta parte perché ho mai fatto cantare, Vorrei solo avere a che fare con una persona più umana. Mangia e giù botte. Sono un pugno allo stomaco le immagini che i finanzieri del nucleo di Palermo hanno acquisito in una casa di riposo del capoluogo, grazie alla denuncia di un ospite della struttura e i nonnini di Enza. In meno di 2 mesi hanno registrato decine di episodi di vessazioni e di ingiurie attuate sistematicamente ai danni dei poveri anziani, costretti a vivere in uno stato costante di soggezione e di paura. Uno spaccato di nefandezze veramente deprimente, quello che emerge da questa indagine, che suscita ancor più indignazione in quanto le vittime sono anziani, i soggetti più fragili e indifesi, che ancor più in questa fase di emergenza sanitaria dovrebbero essere oggetto di tutela e attenzione in quanto categoria particolarmente esposta al rischio di contagio. Arresti domiciliari perciò ai 3 fratelli che gestiscono la struttura e un'operatrice residenti a Palermo. Oltretutto non indossavano camici né mascherine anti-Covid. La raccomandazione che va fatta ai parenti dei soggetti ospitati in queste strutture è quella di far sentire sempre la propria presenza, sia nei confronti del proprio congiunto che nei confronti del personale operante, per poter intercettare fin dall'origine eventuali segnali di insofferenza o di difficoltà nello svolgimento della vita quotidiana. In questi contesti, infatti, il controllo sociale, ancor prima e a prescindere da quello giudiziario, riveste un ruolo fondamentale e imprescindibile.